Questi giorni, e soprattutto nelle prime foto esposizione, è importantissimo proteggersi dai raggi ultravioletti. La fotoprotezione la devono applicare tutte le persone, in ogni fascia di età, tranne i neonati, per cui noi consigliamo degli altri, diciamo, strumenti di protezione. La crema si sceglie in base al proprio fototipo. Quindi o c'è un'indicazione specifica dello specialista, per esempio in persone che hanno problemi anche per esempio di malattia autoimmune, quindi dove l'esposizione solare può essere veramente un danno per la salute, oppure anche in farmacia noi troviamo delle persone in grado, capaci di darci delle indicazioni. Poi la formulazione, se è spray, in crema o lozione, questo dipende diciamo anche dall'individuo che sceglie qualcosa che è più facile applicare. Fattore di protezione indica per quanto tempo quel prodotto ci protegge da possibili eritemi solari, che sono poi i danni indotti dai raggi ultravioletti, soprattutto dagli UVB. Chiaramente per persone che hanno un fototipo scuro, la fotoprotezione può essere anche media, cioè da 30 come fattore di protezione. Ma oggi in tutta la dermatologia, i dermatologi indicano nel 50 il fattore di protezione iniziale. Noi diciamo di mettere abbondante la crema su tutta la superficie corporea. Ricordiamoci il cuoio capelluto in persone che hanno pochi capelli. Ricordiamoci il padiglione auricolare, come per esempio il dorso del naso, che spesso sono zone che noi scordiamo facilmente. La crema va applicata su tutta la superficie del corpo, anche sulle nostre parti coperte. Per esempio, se noi portiamo il costume, applicare la crema nelle parti coperte dal costume è molto importante, perché è chiaro che la fibra non protegge totalmente. L'applicazione della crema va ripetuta ogni 2 ore. Noi consigliamo di applicarla a casa prima di andare, per esempio, o al mare o in piscina. Il concetto, secondo me, è quello di evitare le scottature, quindi di prendere il sole, perché il sole ha i suoi aspetti positivi, di prenderlo gradualmente, quindi di non fare queste full immersion che per cui tutto il giorno ci si fotoespone, perché chiaramente la sera, l'indomani, iniziamo a avere eritemi e quindi quello è un danno che poi nel tempo si somma e quindi abbiamo poi il problema di affrontare, non so, l'epiteliomi, il tumore della pelle, quindi è lì che bisogna insegnare alle persone di prendere il sole gradualmente e di evitare le scottature solari.